Buongiorno a tutti, mi presento, io mi chiamo Tamara, lui è Paolo. Oggi vi presentiamo il talk che si intitola Linux non solo Ubuntu. Perché abbiamo deciso di fare questo talk? Perché a me ogni volta che venivo a seguire il Linux Day, ancora prima di venire a organizzarlo, sentivo sempre parlare di Ubuntu, quindi mi era venuta in testa questa idea che Linux fosse solo Ubuntu. Ma Linux non è solo Ubuntu, esistono un miliardo di distribuzioni. Per chi non lo sapesse, comunque, una distribuzione è un insieme di programmi e applicazioni che sono utili all'utente per l'utilizzo del computer. Detta così sembra la frase di un libro informatica. Detto in parole più spicciole, una distro è il sistema operativo. Ne esistono vari tipi e quindi noi vorremmo un pochino aiutarvi a scegliere quella che potrebbe andare meglio, perché non tutti abbiamo lo stesso livello di conoscenza. Ad esempio, io sono a un livello base, mentre lui è a un livello molto più avanzato. Allora, questa non so se sia un complimento per me, un complimento per lui o una cosa brutta per me. Una cosa brutta per Comunque, vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, ragazzi, quindi silenzio. Quindi, tornando al discorso di prima, come vi ho detto, Ubuntu è sicuramente una delle distro più famose, ma non per questo è l'unica o la migliore. Il fatto di essere più conosciuti non vuol dire essere i migliori, comunque. Esistono tantissime altre distribuzioni meno conosciute, ma non per questo sono meno utilizzabili oppure meno importanti o meno funzionali. Alcune sono rivolte, come vi ho detto prima, a un pubblico di utenti bassi, medi oppure a un pubblico di nerd. Allora, andiamo avanti. Quindi, come vi ho detto prima, esistono tante altre distribuzioni. Per farvi un esempio, guardate questo grafico. Come potete vedere, a sinistra ci sono tre palline che in teoria sono il simbolo della distribuzione Debian, di Slackware e di Red Hat. Ogni riga colorata che vedete è una distribuzione, quindi vuol dire che ognuna di quelle righe è una distribuzione Linux. Fatevi un'idea di quante sono, quante saranno, più di 1000, credo, una cosa del genere. Quindi uno dice, ma fra tutte queste, quale devo scegliere? Per fare questo potete chiedere ad amici più esperti, rivolgervi ai forum su internet, leggere le riviste oppure continuare ad ascoltarci. Nelle prossime slide, comunque, vedrete in alto a destra dei pinguini colorati, alcuni colorati e alcuni no. Stanno a indicare le classiche stellette da 1 a 5. Un pinguino vuol dire che è una distribuzione facile, 5 pinguini è una distribuzione difficile. I pinguini sono stati dati seguendo la difficoltà nell'installazione, nell'utilizzo e nell'amministrazione del sistema, che riguarda l'installazione dei nuovi programmi oppure le configurazioni del sistema operativo in generale, l'utilizzo dei driver, eccetera, eccetera. Quindi, come vi ho detto prima, ci sono tre grandi distribuzioni, la Debian, la Slackware e la Red Hat. Perché le abbiamo chiamate grandi? Perché da queste tre è partito lo sviluppo di tante altre distribuzioni, per quello le abbiamo chiamate grandi. Quindi, parlando di Debian, che è la prima grande che vi ho fatto vedere poco fa, vi posso dire che è nata il 16 agosto del 1993 da un'idea di Ian Murdock. La distribuzione Debian ha la particolarità di essere composta da solo software open source. Supporta anche il software non libero, ma seguendo comunque l'ideologia GNU, è composta da solo software open source. Debian viene distribuita con un sacco di pacchetti, ossia i programmi pronti da installare, e i nomi delle varie versioni, cosa che mi aveva colpito molto, è che sono i nomi dei personaggi di Toy Story. Quindi c'è Buzz, c'è Mr. Potato, Woody, Lenny, eccetera, eccetera. Allora, vi faccio vedere qualche schermata dell'installazione. Questa è la prima modalità di installazione, che è l'installazione testuale. È brutta da vedere, fa paura perché di solito scritte nere e roba grigia e schermata blu fanno venire i brividi a tutti. Però
Però non è che sia così difficile, alla fine questa qui è comodissima se avete dei computer vecchi, perché è molto leggera in quanto non utilizza scheda video, usa poca RAM, quindi va benissimo anche per i computer datati. Come ho detto prima, forse un punto a sfavore è che è brutta da vedere, fa paura, quindi nessuno la vuole mai usare, tranne magari qualcuno che ne ha proprio necessità, perché magari ha un computer vecchio e quella grafica tende a essere più pesante. Questa invece è l'installazione grafica. Sicuramente ne avete visto mille di questo tipo, anche quella di Winsots gli somiglia. Dovete schiacciare sempre avanti, avanti, avanti. Scegliete la partizione, potete fare le partizioni, tutta modalità grafica. Tra i pro è facile da utilizzare, contro non è adatta ai PC più vecchi, il caso contrario di prima, perché comunque è più pesante sia dall'utilizzo, dal punto di vista dell'utilizzo di RAM, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda l'amministrazione, abbiamo dato 3 pinguini su in alto a destra, non dimenticatevi i pinguini. Allora, per l'installazione dei nuovi programmi, come vi ho detto prima, esistono una marea di pacchetti già pronti per l'utilizzo, quindi se volete qualcosa dovete soltanto andare sul repository, scaricare, installare e avete finito. Non dovete fare pirateria, cosa sicuramente è importante. E i programmi sono sicuri perché sono tutti testati. La configurazione di sistema è semplicissima perché viene fatta tramite interfaccia grafica e per quanto riguarda il driver non avete problemi perché è compatibile con la maggior parte dell'hardware esistente in commercio. Allora, come vi ho detto prima, dalle tre grandi poi partono quelle che vengono chiamate derivate. Cosa sono le derivate? Sono delle distribuzioni che prendono come partenza una distribuzione e poi vengono apportate delle modifiche a livello software, di programmi, eccetera, eccetera. Tra le derivate della Debian troviamo la famosissima Ubuntu, la Linux Mint, che sta diventando anche questa sempre più famosa, è la Debian Small Linux. Per parlare di Ubuntu è sempre, come ho detto mille volte, la più famosa, è facile da installare perché anche questa è tutto modalità grafica, l'uso è facilissimo, veramente chi lo usa per la prima volta si trova di solito benissimo e ci sono una marea di programmi nel repository, quindi non avete problemi neanche a cercare i programmi che vi possono servire. Ubuntu è a sua volta una distro madre di altre, tra cui Kubuntu, Xubuntu, GNUSense e tante altre. In generale sono Ubuntu che differiscono magari per l'interfaccia grafica e per qualche programma contenuto. Andando avanti con le derivate Debian troviamo la Linux Mint che lentamente sta soppiantando Ubuntu. Io personalmente la preferisco all'Ubuntu, mi piace di più, ho trovato molto più semplice gestirla, è facilissima da installare, l'uso anche in questo caso immediato è semplice perché punta e clicca, veramente non potete incasinarvi, ci sono tantissimi programmi ed esiste in due versioni, sia come derivata Ubuntu o come derivata Debian. Andando avanti vi nomino anche la Debian Small Linux, non è molto conosciuta. Tradotto letteralmente vuol dire Linux dannatamente piccola. Perché l'hanno chiamata così? Perché l'intero sistema operativo occupa soltanto 50 MB ed è comodissima perché è una distro live. Quindi cosa vuol dire che è una distro live? Che voi la mettete magari su un CD o su un pennino, lo attaccate al computer e voi avete sempre un sistema operativo Linux a portata di mano, che funziona benissimo. Comunque, se volete, anche la Debian Small Linux è una distribuzione installabile, però è nata proprio per essere una distro live, quindi la comodità è proprio magari masterizzarla su un disco o metterla su un pennino e portarvela sempre appresso. Andando avanti, arriviamo alla Slackware. Qui siamo un pochino nelle zone dei nerd o smanettoni, come li volete chiamare, quindi passo la parola al mio collega Paolo. Grazie. Bene. Come ha detto Tamara, la mia collega, adesso passiamo alla parte un po' più tecnica. Solitamente un linguaggio un po' più tecnico, quindi scusatemi se
nel caso fate domande tranquillamente. Tra le distro madri, tra le tre grandi, possiamo citare appunto la Slackware, una distribuzione nata nel 1993, considerate che è la prima distribuzione ancora esistente, cioè ce n'era una precedente, però questa è l'unica che è rimasta ancora tra le più vecchie, ed è nata da un'idea di Patrick J. Volkerding, il cosiddetto one man distro, perché è lui che dirige la distribuzione, decide lui cosa inserire nella distribuzione e cosa fare. È una distro molto semplice, molto elegante e di contro però complessa da usare, molto complessa, perché segue, soprattutto perché segue la filosofia KISS, Keep it simple stupid, ovvero niente fronzoli, si riduce tutto al minimo e quindi anche l'installazione è di tipo testuale, esattamente come per la Debian, di tipo installazione di tipo testuale, è leggera nell'uso delle risorse, adatta a PC anche molto vecchi, però di contro cosa c'ha? È solo in inglese, quindi dovete conoscere intanto cosa state facendo. Può far paura, schermata blu, testo, solo uso della tastiera. E poi un altro contro è che dopo l'installazione dovete fare del lavoro aggiuntivo, tipo installare driver a parte, configurare la distro. L'utilizzo poi è abbastanza, diciamo, normale, l'avvio però è in modalità testuale, però si può avviare l'interfaccia grafica tramite il comando start X. Poi l'utilizzo, ovviamente, una volta attivato la modalità grafica, è uguale più o meno a quella delle altre distro. Una particolarità è quella di usare molto software a riga di comando. L'installazione abbiamo dato 5 pinguini perché è abbastanza complessa da utilizzare. Intanto perché non c'è un repository di pacchetti ufficiale, ma esistono dei repo esterni di terze parti, oppure sono disponibili dei repository con dei pacchetti pronti da compilare, e quindi dovrete ricompilarvi alcuni dei pacchetti. La configurazione del sistema normalmente è tramite riga di comando, tramite file di configurazione, proprio per seguire la filosofia KISS. Come supporto ai driver, come supporto all'hardware, più o meno supporta la maggior parte dei dispositivi comuni, però potete scegliere e personalizzarvi la distro ricompilando il kernel, che è il cuore della distribuzione, in cui sono presenti la maggior parte dei driver. Tra le derivate Slackware possiamo citare SUSE, OpenSUSE e Salix. SUSE inizialmente era una traduzione in tedesco della distribuzione Slackware, ma dal 94 si è staccata completamente ed esiste in due versioni, OpenSUSE e SUSE Linux Enterprise. La prima open source, completamente, è gratuita, la seconda è a pagamento perché si paga il supporto tecnico. Poi vi presento invece la Salix, che è molto simile alla Slackware, anch'essa molto veloce e molto leggera, ha la particolarità di avere una sola applicazione per ogni tipo di compito che dovete fare, quindi dovete masterizzare, trovate un solo programma installato, a differenza di altre distribuzioni che ve ne propongono anche due o tre. È una cosa particolare che ha un package manager che la Slackware non ha, che è il programma che vi permette di installare i vostri pacchetti. Poi passiamo alla terza grande, la Red Hat, che è nata nel 1994. È una storia un po' strana, nel senso che era una distribuzione molto utilizzata che poi è stata abbandonata nel 2004. È stata ripresa come Fedora Core per il pubblico consumer, diciamo. Poi Red Hat è rinata come distribuzione per le aziende a pagamento, anche questa esattamente come la SUSE Linux Enterprise. L'installazione della Red Hat è abbastanza semplice, è in modalità grafica, comunque è più pesante, ovviamente, come vi ho detto prima, di un'installazione testuale. Tra le derivate Red Hat possiamo sicuramente citare le più famose, che sono Fedora e 100S. La prima è dedicata ai PC
quindi consumer, e 100S è dedicata soprattutto ai server. La Fedora è, appunto, come ho detto prima, nata da, direttamente da Red Hat ed è sponsorizzata dalla società Red Hat. L'installazione è grafica, molto semplice, ha un supporto hardware molto ampio e ha anche molti programmi a disposizione. Siamo sul livello più o meno della Debian. Oltre a queste distribuzioni, soprattutto le tre grandi, abbiamo voluto elencarvi le cosiddette voci fuori dal coro. Queste voci fuori dal coro sono delle distribuzioni che non sono nate dalle prime tre, ma sono molto più recenti comunque. Tra queste vi possiamo sicuramente citare due molto famose, che sono la Gentoo o Gentoo e Arch Linux. La Gentoo è una distribuzione nata nel 2002 da un'idea di Dalian Robbins. La particolarità di questa distribuzione è che è per grandi smanettoni, io almeno la considero così. Io tendo a usare, dimmi. Nel senso che la distribuzione è complessa da utilizzare. A seconda del processo di installazione che decidete di utilizzare, dovete ricompilarvi ogni singolo pacchetto da distribuzione. Allora, per noi, per grande smanettone, intendiamo proprio il toppo che è sempre attaccato al computer a frugare, a fare, a scrivere e riscrivere. Quindi il classico che magari qualche ragazzino un po' stardo potrebbe chiamare secchione, oppure nerd, come lo vuoi chiamare. Lo smanettone è quello che è sempre lì a fare ta 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 ta, non gli sta mai bene niente, vuole sempre fare tutto lui, modificare tutto lui. Per quello questa distribuzione abbiamo dato 5 pinguini, perché comunque è destinata a persone, cioè non dico di questo genere, detta così sembra proprio cattiva, però proprio a persone che hanno voglia di stare lì a modificare tutto, a fare tutto a mano. Ok, non voleva essere un termine offensivo, naturalmente, è che di solito è un termine che uno usa, quindi abbiamo pensato di chiamarli così. Ok? Appunto, come diceva, è una cosa particolare su cui dovete stare dietro al vostro sistema, dovete seguirlo. L'installazione, infatti, è abbastanza complessa, meriterebbe addirittura un talk a parte. Comunque, proprio perché ha un'alta ottimizzazione, è adatto anche a PC abbastanza datati, in quanto potete ottimizzarlo quanto volete. Un'altra distribuzione particolare è l'Arch Linux. Anche questa segue una filosofia KISS, quindi anche in questo caso pochi fronzoli, alte prestazioni, però questa differenza è ottimizzata soprattutto per i nuovi computer. Il punto vero di forza di questa distribuzione è il programma Pac-Man, non il videogioco, però attenzione. Pac-Man è il package manager ed è il software che vi permette di installare tutti i pacchetti, appunto, della vostra distribuzione. L'altra particolarità di Arch è che è una rolling release, significa che è una distribuzione per cui non viene rilasciata una versione a scadenze più o meno fissate, ma viene rilasciato un CD base, un DVD base di installazione, e voi da lì aggiornate la vostra distro, quindi la installate una volta e poi proseguite sempre gli aggiornamenti. Io non la consiglierei a chi ha le prime armi, devo essere sincero. Quindi arriviamo alle conclusioni. Abbiamo visto che esistono tantissime distribuzioni, quel grafico era enorme. Alcune non esistono più, hanno smesso di essere sviluppate, alcune ci sono ancora, la maggior parte di quelle esistono ancora. Dovete scegliere quella che per voi è più adatta, non cercate di fissarvi su una distribuzione complessa. Ovvio che se non avete mai visto Linux e vi buttate direttamente su una Gentoo, vi troverete sicuramente in difficoltà e magari sarete tentati di mollare. Quindi quello che vi consiglio è provate con una distro semplice, se vi piace provate magari a cambiare distribuzione, a provare qualcosa di più complesso. Cambiare distribuzione è... Esatto, di solito uno si mantiene una partizione con la propria cartella dei dati e poi
il resto lo deve formatare. Normalmente sì. No, anche perché ogni distribuzione è diversa dalle altre, ha anche tipi di pacchetti diversi e quindi è praticamente impossibile migrare da una distribuzione a un'altra. Questo sì, è un difetto, diciamo. Quindi ognuno, ci sono tante cose diverse tra le distribuzioni, perché magari io uso una particolare distribuzione, la provo per un po', dico però questo sistema di pacchetti non mi piace, e magari mi viene l'idea, sono sviluppatore e mi faccio un gestore di pacchetti nuovo e mi faccio una distro a parte. Nascono così queste cose, quindi dice, a me non piace fatta così, la voglio così e cosa, e allora mi faccio una distribuzione nuova. Non c'è nessun limite a questo. Beh, servono le basi informatiche, ovvio. Va bene, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione.